Quando è che non devi scrivergli, devi evitare di cercarlo? Beh, intanto ci sono delle situazioni in cui bisogna giustamente tenere duro e utilizzare delle strategie. Adesso non vorrei ripetere alcune cose che probabilmente ho già detto, però diciamo no, voi dovete valutare in primis questa persona. Salutiamo Cristina, Cri. Noi dobbiamo valutare in primis la persona, quindi dovete fare un'analisi di innamoramento, dovete valutare che tipo di persona avete a che fare. Soprattutto, ad esempio, come possiamo dire, la prima valutazione, poi chi fa i corsi può anche farlo, no? La prima valutazione è, diciamo, valutare ad esempio se una persona è emotiva e iperlogica, se va bene per voi. Perché questo dovete tenerlo presente, no? Le persone iperlogiche, ad esempio, vanno alla ricerca di persone che siano comunque un po' iperlogiche come loro, che siano organizzate, determinate, no? Se prendete una persona iperlogica, che quindi qua non sto dicendo che una persona non va bene perché è cattiva, è brutta, eccetera, eccetera, ma perché diciamo, magari ha una modalità, e adesso poi andremo a vedere i metaprogrammi che sono anche interessanti, sono dei metaprogrammi della PNL, no? È ovvio che se tu sei una persona emotiva, un iperlogico ti piglierà calci nel culo dopo 30 secondi nell'ambito di una relazione, ma perché gli farai venire i coglioni, diciamo, fino alle ginocchia fondamentalmente? Per il semplice fatto che una persona iperlogica comunque ha un'organizzazione, no? È organizzata e diciamo, possiamo definire un po' il numero 3, adesso non è che voglio fare dell'eneagramma, no? È una persona che sa quello che vuole, definisce degli obiettivi, cerca di raggiungerli, e invece la persona totalmente emotiva è una persona così che va con la testa tra le nuvole, va alla spera in Dio, disorganizzata, non sa organizzarsi. Ecco, quindi che bisogna tenere presente, salutiamo anche Wormall, bisogna tenere presente che una persona iperlogica non funzionerà mai, no? Con una persona totalmente emotiva, ma non perché uno è sbagliato, è brutto e cattivo e l'altro è giusto, semplicemente per il fatto che, salutiamo anche Christian, che ci sono modalità funzionali completamente diverse. La persona iperlogica ha bisogno di una persona iperlogica come lei, che sia organizzata, no? Quindi, se ci sono queste differenze strutturali, lascia perdere, trovati altro, no? Oppure cerca di capire, ad esempio, i metaprogrammi. È importante imparare a usare i metaprogrammi. Sono uno strumento, secondo me, molto utile, che ci permettono di conoscere. I metaprogrammi sono una sorta di, come possiamo dire, filtri con i quali percepiamo il mondo. È importante capire che persone hai a che fare conoscendo i loro metaprogrammi. Tra l'altro, il metaprogramma, salutiamo anche Crazy Robby, il metaprogramma è anche, diciamo, utile, no? Poi è ovvio che anche la gestualità, come dice Crazy Robby, è importante. Beh, no, l'iperlogicità non c'entra niente, ad esempio, ecco, molte persone confondono, no? L'iperlogicità non c'entra niente con la conflittualità paterno-materna, quella, diciamo, se segui i corsi, perché nei seminari parlo anche dell'imprinting, delle conflittualità, ma sono due cose completamente diverse, non c'entra assolutamente nulla. La persona iperlogica, l'iperlogicità, diciamo, è un modello relazionale, no? Di precisione, un modello di ragionamento, di razionalità. Poi potrebbe essere in tutte le conflittualità. Beh, le persone ciniche, no, le persone ciniche non stanno meglio con nessuno, perché una persona cinica basa la relazione soprattutto sullo sfruttamento dell'altra persona, no? Le persone ciniche, come dire, sono alla soglia del narcisismo fondamentalmente, come le persone machiavelliche. Qua le persone ciniche sono, diciamo, alla soglia della triade oscura, no? Quindi queste vanno evitate. E le persone iperlogiche invece vanno alla ricerca di una situazione, diciamo, più determinata, come le persone emotive stanno meglio con altre persone emotive, no? Che
decidono, cioè una persona iperlogica pianifica quello che deve fare, la persona emotiva decide all'ultimo minuto, secondo come tira il vento. Comunque stavo dicendo, i metaprogrammi sono dei modelli di pensiero, di comportamento che influenzano come le persone interpretano e rispondono alle informazioni che recepiscono e alle situazioni, no? Utilizzarli, possiamo utilizzarli sia per sedurre, per conquistare, sia per allontanare alcuni tipi di persone, sia per conoscere la predittività dei loro comportamenti, sia per capire che tipi di persone ci sono. Ad esempio, un metaprogramma interessante è il metaprogramma dell'identità, no? Il metaprogramma dell'identità riguarda come le persone si identificano, mostrano, diciamo, come le persone si identificano, quali valori hanno. Ecco, il metaprogramma di identità è un metaprogramma molto complesso che racchiude, diciamo, fondamentalmente le credenze. No, le gestualità non sono simili, no, la persona iperlogica, ecco, no, fate degli errori, la persona iperlogica non ha particolari gestualità, rispetto alla persona emotiva è più limitata nelle gestualità, ma una persona iperlogica può avere qualunque tipo di gestualità, anche materna, diciamo, soltanto che la differenza tra la persona emotiva e la persona iperlogica è che come quantitativamente la persona iperlogica gesticola meno, ha una cinesica minore, ma non c'entra la tipologia. Quindi stavo dicendo, il metaprogramma di identità è un qualcosa di molto importante, che tiene conto come si identifica la persona, quali sono i valori che la guidano, qual è la sua visione della vita. Ad esempio, come dire, la visione della vita riguarda proprio il metaprogramma di identità. E come facciamo a elicitare questo metaprogramma di identità? Beh, puoi chiedere a una persona, ad esempio, così en passant, potresti chiedere cosa ti piace, che obiettivo ti piacerebbe raggiungere di qui a 6 mesi, di qui a 1 anno, no? È ovvio che chiedete questo è interessante, no? Perché se tu chiedi a una persona, ad esempio, se tu sei una povera malgasciona che va alla ricerca di un, come dire, di una relazione d'amore, ad esempio, che vuole, ad esempio, sei la seconda persona che incontro. Ah, bene, salutiamo X. Se sei una povera malgasciona o malgasciona, che va, salutiamo anche Letizia, che va alla ricerca di una persona. Che va alla ricerca di una persona, come possiamo dire, che possa costruire una relazione sentimentale affettiva. Beh, adesso comunque Elena, le domande, dovresti fare l'abbonamento, fare una donazione, l'ho scritto non tanto perché non ti voglio rispondere, però per dare pregio alle persone che sono abbonate, che fanno donazioni, perché solo per questo, insomma. Perché sennò non avrebbe neanche senso, insomma, abbonarsi. Quindi quando tu vuoi capire, no, non devi chiedere a una persona, ma tu vorresti a una donna, non devi chiedere a un uomo, ma tu vorresti sposarti, ma tu vorresti fare dei figli con me, eccetera, eccetera, perché innescheresti meccanismi di difesa. Devi essere furba, non la solita cretina deficiente che va a chiedere queste cose. Come fare, ad esempio, a chiedere, diciamo, indirettamente che cosa vuole questo? Beh, chiedigli, ad esempio, ma che obiettivi hai di quei prossimi 6 mesi, 1 anno? Se quello ti parla solo di lavoro, ti parla solo, vorrei raggiungere questo, poi ti parla di viaggi, ti parla, non lo so, di che cazzo ti parla, ma non mette proprio in mezzo, non accenna minimamente, diciamo, a una famiglia, una relazione, eccetera, è inutile che poi speri che quello sposi te, perché uno ti racconta le cose quando non si sente sotto interrogatorio, no? Ecco, quindi questo, ad esempio, è un modo per elicitare questo metaprogramma di identità, per tirarlo fuori, per farlo venire fuori. Perché poi ovviamente è sempre meglio venire fuori che venire dentro, nel vostro caso no perché siete anziane, però in alcuni casi sì. Poi c'è il metaprogramma, ad esempio, del tempo, no?
Cioè tu, ma analizza, e questa persona è orientata al passato, è orientata al presente, è orientata al futuro. Ad esempio, questo è anche importante perché persone che sono orientate al futuro, tu devi proporgli delle opportunità entusiasmanti, devi farti vedere come, diciamo, devi farti vedere come una persona molto propositiva, che ha degli obiettivi, perché l'orientamento è al futuro. Le persone che sono orientate sul presente invece devono vivere delle sensazioni nel momento presente. Cioè, una persona orientata nel presente, tu non puoi raccontargli va bene, ma poi faremo, diremo, eccetera, perché una persona orientata al presente vuole percepire una sensazione, vuole percepire un'emozione, quindi devi utilizzare anche dei termini molto più, come dire, significativi, no? Da un punto di vista emotivo, mentre le persone orientate sul futuro le agganci con linguaggi più astratti. Le persone collegate al passato, invece, poverine, sono persone che tenderanno sempre a portarti, diciamo, a portarti delle situazioni estremamente negative. Le persone sono orientate al passato perché hanno ancora dei vincoli col passato. Una persona che è orientata al passato è una persona che probabilmente avrà ancora in testa la ex o l'ex. Le persone orientate al passato hanno sempre in testa qualcun altro. Quindi, se una persona è orientata al passato, ad esempio, non sperare che questa persona possa costruire una relazione con te, perché è ancora relazionata nella testa con qualcun altro, anche se la relazione è chiusa, diciamo, anche se la relazione è chiusa, queste persone orientate al passato hanno in testa qualcun altro. Cioè, la relazione sarà chiusa formalmente, ma loro pensano ancora all'ex, pensano ancora alla ex, e tu rappresenti semplicemente una, come dire, tu, che tu sia maschio o femmina, rappresenti semplicemente, come dire, un momento transitorio, perché loro sperano che si possa ripristinare di nuovo degli eventi passati che sono significativi. Quindi sarebbe meglio chiudere la relazione, così diventi tu parte del passato. Questo sembra strano, ma le persone che fanno parte, diciamo, se hai a che fare con una persona orientata al passato, lasciala immediatamente, così tu entrerai a far parte del passato, perché le persone che sono orientate al passato hanno bisogno di viversi la nostalgia, hanno bisogno di viversi, e diciamo, questo orientamento si scopre ad esempio con la timeline. La timeline è un'altra cosa interessante nella PNL, magari poi ne parlerò, diciamo, magari poi nei seminari, però la timeline, ci sono diversi tipi di timeline, diciamo, ma comunque la timeline è uno strumento molto potente che può essere utilizzato. Ci sono diversi tipi di timeline che possono essere utilizzati, insomma. Però sono cose molto un po' tecniche, diciamo, che possono essere utilizzate. E allora, quindi questo è importante capirlo, perché, diciamo, poi la PNL ha avuto una sua evoluzione, perché è nata negli anni 70 da Richard Bandler e John Grinder, negli anni 80 sono stati creati una serie di modelli, insomma, è diventata famosa dagli anni 80, agli anni 90 e anche poi nel 2000, quindi sono state sviluppate poi successivamente tante tecniche. Ad esempio la timeline non è stata sviluppata proprio da, come possiamo dire, da Bandler e Grinder, ma da altri personaggi. Ecco, quindi, che devi imparare a, come possiamo dire, riconoscere, no, i metaprogrammi che usa la persona. E poi, diciamo, altre cose che tu puoi utilizzare, cioè altri metaprogrammi che puoi utilizzare,
sono i metaprogrammi del linguaggio, no? Capire come parla questa persona, anche qua ci sono tante cose nel linguaggio, tante parole che si possono cogliere, no? Dei significati analogici del linguaggio. Il metaprogramma del controllo è un altro metaprogramma interessante, le persone possono avere preferenze diverse riguardo al controllo di una situazione, cioè ci sono persone che sono spinte dal desiderio e persone che sono spinte invece, diciamo così, dal bisogno, insomma, e persone che sono proiettate verso e persone che fuggono da altro, no? Quindi anche il tipo di informazione è un altro metaprogramma interessante. Alcune persone amano i fatti, altre preferiscono invece la fantasia. Ci sono persone che si nutrono di speranze, insomma, detto in altri termini, devi capire se la persona che ti interessa preferisce l'uovo oggi o la gallina domani. È fondamentale anche questo. Ora, se una persona, però, se tu inizi a tartassare una persona, a tartassarla eccessivamente, soprattutto, allora, quando le relazioni funzionano bene, allora c'è uno scambio reciproco. E in questo caso due persone possono anche sentirsi più volte al giorno, una volta al giorno, insomma, possono comunque avere un dialogo continuo quando la situazione funziona. Quando invece una persona, diciamo, non si dimostra complementare a quelle che sono le tue esigenze, cioè inizia a diventare sfuggente, qua si innescano dei meccanismi, appunto, per cui dovresti evitare di cercarlo, evitare di scrivergli, però devi farlo da subito per riuscire a disinnescare, come possiamo dire, questo trend e invertire il trend, insomma, invertire la tendenza. Voi, diciamo, siete già invertiti abbastanza di vostro, quindi non dovrebbe essere un problema invertire il trend e invertire la tendenza, no? Ad esempio, dovete tenere conto, parlando proprio di questi termini, che, diciamo, ci sono anche dei metaprogrammi di persuasione, no? Che poi fondamentalmente i metaprogrammi di persuasione sono quelli che sono stati enunciati, insomma, da Robert Cialdini, di cui ho parlato in altri video, e talvolta li affronto anche profondamente, diciamo, nei seminari. Ma ad esempio c'è la reciprocità, no? Quindi c'è l'impegno, no? Le persone, quello che viene chiamato in inglese, credo, commitment, l'impegno, no? Tu fai prendere degli impegni delle persone, perché se una persona prende anche un piccolo impegno, cioè tu riusci, il commitment, esatto, siete di tendenza. Salutiamo anche Pamela. Il commitment, parto per l'Egitto. Beh, in Egitto ci sono, secondo me, questi paesi dell'Africa. Io non andrei in questi periodi nei paesi africani, perché sono molto pericolosi. Ma poi adesso sono tutti questi turisti che vanno, adesso una piccola divagazione, in Egitto. La situazione africana è interessante, mi piacerebbe anche fare un video. È rischio, no? Perché i turisti sono proprio, oramai, diciamo che c'è uno scontro di culture, no? Per cui andare in Egitto, che sì, uno dice attualmente l'Egitto è un paese tranquillo, però finire sgozzati in Egitto è molto semplice, quindi io eviterei di muovermi per andare in paesi africani, soprattutto africani, anzi io evito proprio di muovermi, però, diciamo, soprattutto per andare in paesi africani. Muovetevi in Italia, fate vacanze in Italia, che andate in Egitto, che se non ti tagliano la gola è uno di più. Comunque, tornando al discorso precedente, è interessante imparare, diciamo, imparare a riconoscere, quindi è interessante imparare a riconoscere quindi questo metaprogramma di persuasione, che poi sono i modelli di Robert Cialdini, no? Quindi fai prendere degli impegni a una persona, fagli fare un piccolo investimento, fagli fare un piccolo investimento, perché se gli fai fare un piccolo investimento, anche piccolo, la persona diciamo tenderà a mantenere fede a quell'impegno, no?
sono state fatte, salutiamo anche Fabio, sono state fatte anche degli studi, è una tecnica, una metodologia che viene spesso utilizzata, e poi anche diciamo la riprova sociale. Ecco, la riprova sociale, e questo è fondamentale quando una persona si allontana. Quando una persona si allontana, la riprova sociale, o credo che in inglese si dica social proof, è molto importante, perché una persona può vivere l'immagine della perdita, cioè in questo caso la perdita saresti tu. Salutiamo Paradox, cioè in questo caso la perdita saresti tu, perché in qualche modo, diciamo, gli faresti, come dire, quindi dovete sempre avere degli antagonisti che potete utilizzare. A Savona ci vado spesso, brava, venite a portare un po' di soldi in Liguria, non andate a portare soldi agli egiziani. È molto importante imparare, diciamo, andate in Africa così non tornate più, forse. Vabbè, comunque, la cosa importante, secondo me, è la cosa importante, esatto, il pranzo da casa, la cosa importante è quella di creare antagonismi sociali. Cioè, dovete, come dire, c'era una pubblicità, no, che diceva piace alla gente che piace. Se voi vi fate vedere nei secoli fedeli, quando questa persona si allontana da voi, ripeto, bisogna distinguere tra due eventi fondamentali, tra due situazioni fondamentali. Quando una relazione funziona, lasciatela andare così, non portate cambiamenti. Quando una relazione funziona, bisogna seguire il flusso, no? Essere nel flusso. Essere nel flusso cosa vuol dire? Che le cose cambieranno, ma devi creare una sorta di ondeggiamento in cui ci sarà un coinvolgimento maggiore, un coinvolgimento minore, e devi seguire il flusso. Queste strategie devono essere utilizzate, prima vengono utilizzate, meglio è, quando la relazione inizia a funzionare meno bene, cioè quando questa persona inizia a non essere più, salutiamo anche Chris, quando questa persona inizia a non essere più, come dire, complementare con le tue esigenze, cioè quando non soddisfa più le tue esigenze. Quindi non appena vedi che una persona inizia a soddisfare meno le tue esigenze, devi subito inserire, non sono poi degli antagonisti in senso generale, ma interagire con tante altre persone, perché devi trovare, diciamo, tante persone che sono comunque, che hanno piacere di interagire con te. E questo ha due funzioni. Da un lato, se l'interazione avviene attraverso i social, per certi versi può essere anche pubblica, e crea, diciamo, come dire, proprio una riprova sociale, no? Una persona che vede che tu piaci a tante altre persone inizierà a pensare che forse sei una persona interessante. Salutiamo anche Stefania. Inizierà a pensare, diciamo, che tu sei una persona, diciamo, come possiamo dire, no, ma Green Apple ha ragione, perché in Liguria vengono tutti barboni, di solito vengono barboni che si portano il pranzo da casa, si portano anche la bottiglietta d'acqua da casa, è pieno di barboni la Liguria, cioè di turisti barboni che vengono, diciamo, che vengono portare, e se proprio, diciamo, quando spendono qualcosa vanno a comprarsi le schifezze nei discount, che neanche i maiali mangiano quelle schifezze lì, talvolta se le mangiano i turisti, no? Perché i turisti veramente, se comprano qualcosa, vanno a comprare qualcosa nel discount, quelli discount di cinesi magari che ti vendono le cose già scadute nel 1720, erano già scadute nel 1910, e quindi questo è una cosa del genere. Vabbè, comunque, tornando al discorso di prima, dobbiamo, la diva del sabato sera, dobbiamo tenere presente che unito, diciamo, al social proof c'è anche la scarsità, no? Le persone attribuiscono più valore alle cose o alle persone che sono rare o sembrano scarse.
Ecco, allora se fai la diva, abbonati al canale. Le dive si abbonino al canale. Pamela, fai la diva, fai un abbonamento al canale, no? Befana. Qui fate la diva, ma poi non vi abbonate al canale. L'abbonamento, tra l'altro, vi dà la possibilità, con l'abbonamento base, che non l'ho detto, di partecipare ai seminari che faccio lunedì e giovedì. Oppure fate una donazione al canale, dando un sostegno al canale, cliccando sul tastino col dollarino, quindi potete fare un abbonamento al canale. Invece di fare i plebei, fate la diva, ma le dive fanno gli abbonamenti oppure fanno donazioni al canale, se no sono plebei o plebee. E questo è il punto fondamentale, no? Perché molti dicono che sono dive, poi in realtà sono plebee, perché non, a parole siamo tutti dive, ma poi nei fatti spesso siamo plebei. Quindi poi un'altra cosa interessante è, l'essere piacevoli, perché molte persone, ecco, quindi questa è una cosa che vi suggerisco sempre. In generale, cercate in generale, cercate di essere, come possiamo dire, in generale cercate di essere delle persone che sono simpatiche, ironiche, piacevoli, perché l'ironia è fondamentale. L'ironia è veramente una cosa fondamentale, perché gente allegra ce l'aiuta. Se voi siete sempre incazzate, depresse, lamentose, rognose, cioè le persone lamentose hanno la rogna, hanno la rogna. Le persone lamentose hanno la rogna, fanno sfuggire, fanno, diciamo, eliminano tutti, fanno scappare tutti. Quindi questo è un punto molto importante, no? Questo è un punto fondamentale e dobbiamo, diciamo, imparare, e dobbiamo imparare quindi ad essere allegri, a fare battute, essere persone gioviali, essere persone interessanti, insomma, essere persone piacevoli. Tra l'altro, poi ci sono altre cose, no? Imparate quando una persona si allontana da voi, dovete imparare anche a utilizzare un po' di tecniche di psicologia inversa. La psicologia inversa, come ho già detto in tante cose, funziona, ma dovete essere ad esempio autonomi, perché tu non puoi usare la psicologia inversa e cercare di allontanare qualcuno quando poi sei una malgasciona dipendente che hai bisogno, diciamo, dipendi finanziariamente, economicamente, affettivamente da qualcuno. Voi non dovete dipendere da nessuno, no? Perché molte persone dicono: ma lui mi aiuta a sbarcare il lunario. Allora, se tu trovi uno che ti aiuta a sbarcare il lunario, sarai solo schiava. Sarai solo schiava. Perché le persone, se vogliono avere successo nella vita, devono imparare a essere totalmente indipendenti, anche da un punto di vista finanziario, no? Perché altrimenti, come dire, se hai bisogno sempre di qualcuno che ti dia una mano per campare, vuol dire che sei, come dire, dipendente, e le persone dipendenti fanno poca strada. Saranno sempre soggette a, come dire, al controllo degli altri, non hanno potere. Cioè, potere economico non vuol dire che voi dovete diventare, diciamo, multimilionarie, però dovete avere la vostra indipendenza. Invece molte persone che fanno le fighe, eccetera, poi hanno paura che magari lui o lei, perché talvolta si allontani, perché, diciamo, come dire, per sbarcare il lunario, non dico che devono fare qualche marchetta, diciamo, no? Però è quasi come fare una marchetta poi alla fine, no? Come dire. Quindi per utilizzare la psicologia inversa bisogna, che vuol dire allontanare fondamentalmente una persona, devi essere indipendente economicamente, affettivamente, da tutti i punti di vista, altrimenti sarai solo anche qua una plebea, una poveraccia, una disgraziata, una che non riuscirà a fare niente, insomma, nella vita. Quindi
è fondamentale coltivare la propria autostima, no? Perché dice, vabbè, ma l'autostima è un fattore importante, cioè non puoi pensare di campare per dire col reddito di cittadinanza, adesso mi viene in mente il reddito di cittadinanza, perché se tu speri di campare col reddito di cittadinanza e poi ti tolgono il reddito di cittadinanza perché cambia il governo e toglie il reddito di cittadinanza, te finisci col culo per terra, no? Sembra una cazzata, però dobbiamo, come dire, non viviamo cioè in un paradiso, non facciamolo diventare un inferno, dobbiamo saper gestire questo purgatorio dove ci troviamo, no? E quindi, ma io campo col reddito di cittadinanza! Campi col reddito di cittadinanza vuol dire che, come dire, sei una poveraccia, no? È come quello, per dire, no? Devi trovare una tua dimensione, quindi concentrati sul tuo sviluppo personale, cerca di imparare nuove competenze, no? Cioè devi metterti in gioco, coltiva passioni, interessi, cioè formati, cerca di sviluppa autenticità, no? Pensa positivo, sostituisci i pensieri negativi con quelli positivi, abbraccia i successi, cerca di fare dei successi, cioè cimentati in qualche cosa e poi celebra i tuoi successi, anche quelli piccoli. Stabilisci ovviamente obiettivi realistici, no? E questo, per quello che dicevo all'inizio, un po' di iperlogicità, un po' di iperlogicità serve. Salutiamo Jack Place. Un po' di iperlogicità serve perché questo è un punto fondamentale, no? Non potete sperare nel, come dire, nei sussidi che può dare i governi. Certo, uno può vivere anche di sussidi, però sarei sempre dipendente. Quindi salutiamo anche Tug. Quindi è importante che voi impariate veramente a gestire al meglio la vostra vita e a ottenere dei risultati su voi stessi. Quindi se voi non riuscite a sviluppare quelle che sono le vostre competenze, le vostre capacità, quelle che sono, come dire, cioè quello che è veramente importante per voi, quindi stabilisci degli obiettivi realistici, cerca di raggiungere dei traguardi finanziari, perché tieni presente questo, che l'amore passa e i soldi invece restano, cioè quello che ti costruisci, non puoi sperare di trovare l'amore se non ti sei realizzata, per dire, finanziariamente, se non ti sei realizzata anche socialmente e non hai... siamo tutti interdipendenti, però ci sono persone che più che hanno un'interdipendenza negativa. L'interdipendenza negativa si chiama dipendenza, perché se tu per campare hai bisogno di qualcuno che ti aiuti o hai bisogno del reddito di cittadinanza, non hai nessuna autonomia, ma che cazzo vuoi in giro? Ancora grazie, diciamo che però non ti devi lamentare, sarai sempre una schiava, e purtroppo oggi cercano di renderci sempre più schiavi. Quindi ci stanno schiavizzando, ma almeno nelle relazioni personali non devi essere schiava o schiavo, quindi devi realizzare quelle che sono le tue diciamo la tua autonomia personale, no? È fondamentale questo, altrimenti la psicologia inversa non la userai mai, perché sarai dominata dalla paura. Sarai dominata dalla paura, che non ti farà utilizzare la psicologia inversa. La psicologia inversa parte dall'autonomia, devi essere autonoma sotto tutti i punti di vista. E una volta che sei autonoma, allontana l'altra persona. Anziché spingerlo da te, digli, guarda, non sei la persona giusta per me, non fai il caso mio, dai, lasciamo perdere, allontanalo, allontana questa persona. Ma è ovvio che se tu sei dipendente o affettivamente o finanziariamente, non ce la farai ad allontanarlo, perché avrai paura, perché è ovvio che una delle prime cose, ultimo la SAS, una delle prime cose fondamentali che noi andiamo alla ricerca è, come possiamo dire, sono i bisogni fondamentali, no? Se vi ricordate la scala di Maslow è un punto fondamentale, no? Fin tanto che non hai realizzato i tuoi bisogni fisiologici,
cioè mangiare, bere, avere un tetto sopra la testa, essere autonoma, pagare le bollette. Purtroppo oggi, diciamo, non è che basta mangiare, bere, cioè le esigenze ci sono, no? Cioè, ma dobbiamo essere in grado di soddisfare attraverso le cose che facciamo le nostre esigenze, no? Quindi questo è un punto fondamentale. Quindi devi trovare un qualcosa che ti piace fare, ma che ti porti anche reddito, no? Perché è ovvio che purtroppo, diciamo, viviamo in un mondo in cui è importante fare quello che ci piace, ma dobbiamo farlo bene, e quindi avere dei risultati, avere un ritorno economico, altrimenti... Ma non soltanto, ma questo, ripeto, perché non esiste una persona che abbia problemi economici che possa vivere nelle relazioni, che possa vivere delle relazioni sentimentali felici. Ma non è che si tratta di fare gli auguri, amo dipingere, cioè bisogna, questo per rispondere Elena, fare delle cose in modo scientifico, programmato. Adesso io non so, la mostra, cioè in queste cose qua non serve la fortuna, serve la pianificazione. Cioè non è che uno può dire, perché sono persone che sperano come dire, se una persona è brava a fare qualcosa, avrà successo. Cioè, come dire, mi interessava un qualcosa, un detto di Picasso è fondamentale, adesso non lo ricordo esattamente, però lui ha detto, Picasso ha detto, se fossi stato un religioso sarei diventato papa, se fossi stato, che ne so, un notaio sarei diventato sul top dei notai, se fossi stato un politico sarei diventato presidente della Repubblica, ho fatto il pittore e sono diventato Picasso. Cioè, se tu non fa il pittore e dà la capacità di Picasso e l'intelligenza anche di Picasso, perché Van Gogh, come dire, è stato un grande pittore, ma post mortem l'hanno valutato, faceva la fame prima, ma perché non è stato capace a fare marketing? Perché anche un pittore non è che deve dipingere e basta, tanto per fare un esempio, no? Serve l'iperlogicità, anche in questo caso, l'iperlogicità aiuta, perché Van Gogh sarà stato semplicemente, con il pittore a pari a Betty Cottage, sarà stato semplicemente un grande pittore, è stato valutato bene Van Gogh, ma dopo che è morto, e quindi vuol dire che in vita sarà stato un bravo pittore, ma non è stato in grado di fare marketing, non è stato in grado, perché non serve essere bravi se non sai valorizzare chi sei, ma questo vale anche nelle relazioni sentimentali affettive. E quindi Picasso, ad esempio, è stato, che era cinico, Picasso era anche una persona cinica, diciamo, non è che nelle relazioni sentimentali affettive ha fatto danni, c'è pure una che si è suicidata per Picasso. Comunque Picasso era uno che sapeva definire, no? Quindi, cioè, essere artista significa ma essere anche un manager di se stesso. Quindi gli artisti, i pittori, devono avere, secondo me, non lo so, come riferimento Picasso, oppure ce ne saranno sicuramente altri che, diciamo, che sono diventati famosi, diciamo, in vita, che hanno avuto successo in vita. Perché Van Gogh, dal mio punto di vista, è stato uno sfigato, perché, poverino, è stato valutato post mortem, grazie al cazzo, diciamo così, no? Quindi non basta essere, bisogna anche saper comunicare, la comunicazione è fondamentale, cioè saper comunicare, per quello che vi dico, abbonatevi al canale, fate l'abbonamento base, così imparate a comunicare, perché quello che facciamo dobbiamo essere in grado anche di comunicarlo, dobbiamo anche essere in grado di valorizzarlo, altrimenti non otterremo nessun risultato, Poi è ovvio che tutti magari non possono diventare Picasso, ma pensate al patrimonio di Van Gogh, cioè alla capacità che aveva Van Gogh nel dipingere, e quanto poco è stato in grado lui, perché non è la sfiga, quanto lui è stato poco in grado di far apprezzare la sua arte. Qui non basta avere l'arte, bisogna essere comunicatori in ogni caso.
ma così anche nella seduzione. Quindi queste sono tutte skills che dovete imparare anche nelle relazioni sentimentali affettive. Questo credo che sia un messaggio molto importante, no? Perché nessuno ti fa la pappa. La pappa te la devi fare da solo, e questo è importante. Quindi, se siete pittori, prendete a riferimento Picasso. Poi ce ne saranno degli altri. Adesso non conosco la biografia di tutti. Picasso, ho letto un libro, Le amanti di Picasso, che era un libro interessante. Picasso ha avuto tante amanti, ma non so, Chagall, piuttosto che, credo anche Salvador Dalì, diciamo, sia stato uno che ha avuto successo in vita. Perché questo è il vero problema, non è essere dei bravi pittori, è farti valere fin tanto che sei vivo. Perché se ti fai valere, cioè se qualcuno ti valorizza quando sei morto, magari soltanto per motivi speculativi, beh, sarai un perdente. Cioè Van Gogh è uno sfigato, mi spiace dirlo che Van Gogh è uno sfigato, perché sarà stato sicuramente un grande pittore, ma era un poveraccio, un disgraziato, uno sfigato, che non è riuscito lui a valorizzarsi durante la vita. Faceva la fame Van Gogh, ma anche, vabbè, quell'altro aveva problemi mentali, come si chiamava lì? Ligabue, mi sembra, Ligabue. Ligabue aveva problemi mentali, salutiamo Don Matteo, ma anche Ligabue vendeva dei quadri per una ciotola di minestra, diciamo così. E Van Gogh anche, vedevi i suoi quadri, viveva in uno scantinato Van Gogh, era Ligabue ha venduto i dischi, ma lo stesso discorso vale per tutte le forme d'arte, no? Ligabue il cantante, sì, Cimabue, per tutte le forme d'arte, no? Praticamente. E invece se voi, come dire, puntate sull'essere famosi post mortem, sarete degli sfigati. Picasso è stato un grande perché ha saputo valorizzare era Ligabue, il pittore pieno tra Reggio e Parma. Forse Ligabue si chiamava Ligabue. Cimabue non c'entra nulla, bravo, mi sembrava Ligabue, c'è un pittore Ligabue, il pittore tra Reggio e Parma, le sue opere vendute per mangiare, bravo, sì, avevo visto anche Ligabue il pittore, esatto, Ligabue il pittore, bravo Don, è un cognome della zona, bravo Don, infatti mi sembrava di ricordare Ligabue, poi vabbè, mi hanno detto, ma Cimabue non c'entra un cazzo, Cimabue era quello di, aspetta, Cimabue è collegato a, mi sembra, vabbè, è stato il maestro poi di uno che è diventato famoso, che ha detto l'allievo supera il maestro, Cimabue. Sì, Cimabue, non so se... comunque questo dovrebbe... Vabbè, Ligabue, il pittore, aveva... Maestro di Giotto, bravo, esatto, maestro di Giotto. Che Giotto fece il cerchio e lui ha detto hai superato il maestro, cioè il famoso cerchio di Giotto. Cimabue, esatto. Invece Ligabue era un pittore che, poveraccio, aveva un po' di problemi mentali, però bisogna imparare a diventare, come dire, bisogna diventare delle persone che sanno quello che vogliono e che hanno successo qui ed ora. Non potete avere successo post mortem, tra l'altro è veramente un'inculata, è quella. Bene, comunque, spero di aver fatto passare il messaggio. Spero di aver fatto passare il messaggio e cercate di migliorarvi, quindi di essere indipendenti. E quindi...